Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà nel mio pregare. E ho poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 4, capitoli 52, 53, 30 e 31 gennaio del 1901. Questa mattina nel venire il benedetto Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa in mezzo a tante persone di diverse condizioni, sacerdoti, monache, secolari, e Gesù, muovendo il suo doloroso lamento, ha detto: Figlia mia, il veleno dell'interesse è entrato in tutti i cuori e come spugne ne sono restati inzuppati di questo veleno. Questo veleno pestifero è penetrato nei monasteri, nei sacerdoti, nei secolari. Figlia mia, ciò che non cede alla luce della verità e alla potenza della virtù, innanzi ad un vilissimo interesse cede. Le virtù più sublime ed eccelse innanzi a questo veleno, come fragile vetro, cadono frantumate. E mentre ciò diceva, piangeva amaramente. Ora chi può dire lo strazio dell'anima mia nel vedere piangere il mio amorosissimo Gesù? Non sapendo che fare per farlo cessare dal piangere, ho detto degli spropositi. Mio caro, deh, non piangere, se gli altri non ti amano, ti offendono ed hanno gli occhi abbacinati dal veleno dell'interesse in modo che ne restano tutti imbevuti, sto io che ti amo, ti lodo e guardo come immondezze tutto ciò che è terreno e non aspiro che in te. Quindi dovresti restarne contento nel mio amore e cessare dal piangere.
E se vi sentite amareggiato, versatele a me, che sono più contenta, anziché vedervi piangere. Nel sentirmi ha cessato dal piangere, e versato un poco, e poi ha partecipato i dolori della croce, e dopo ha soggiunto: le mie virtù ed i meriti acquistati per l'uomo nella mia passione sono tante torri di fortezza in cui ognuno può appoggiarsi nel cammino della via per l'eternità. Ma l'uomo ingrato, sfuggendo da queste torri di fortezza, si appoggia al fango e si conduce per la via della perdizione. Onde Gesù è scomparso ed io mi sono trovata in me stessa. Trovandomi nel solito mio stato, il mio dolce Gesù non ci veniva. Onde, dopo molto aspettare, quando appena l'ho visto, mi ha detto: figlia mia, la pazienza è superiore alla purità, perché senza pazienza l'anima facilmente si sfrena ed è difficile mantenersi pura. E quando una virtù ha bisogno dell'altra per avere vita, si dice quella superiore a questa. Anzi, si può dire che la pazienza è custodia della purità, non solo, ma è scala per salire al monte della fortezza, in modo che se uno salisse senza la scala della pazienza, subito precipiterebbe dal più alto al più basso. Oltre di ciò, la pazienza è germe della perseveranza, e questo germe produce dei rami chiamati fermezza. Oh, come è ferma e stabile nel bene intrapreso l'anima paziente! Non fa conto né della pioggia, né della brina, né del ghiaccio, né del fuoco, ma tutto il suo conto è di condurre a fine il bene incominciato. Perché non vi è stoltezza maggiore di colui perché oggi perché piace fa un bene, domani perché non trova più gusto lo tralascia. Che si direbbe di un occhio che ad un'ora possiede la vista e ad un'altra ne resta cieco, di una lingua che ora parla ed ora ne resta muta? Ah sì, figlia mia, la sola pazienza è la chiave segreta per aprire il tesoro delle virtù. Senza il segreto di questa chiave, le altre virtù non escono per dar vita all'anima e nobilitarla. Bene, abbiamo due capitoli diversamente istruttivi. Il primo è un monito per tutti di fare attenzione a un tarlo abbastanza brutto che poi in effetti coinvolge anche parte del secondo capitolo. Perché un'anima che fa una cosa perché oggi gli piace e domani non la fa perché non gli piace più, in realtà non sta cercando gli interessi di Dio, ma sta cercando sempre il proprio tornaconto, ossia ciò che piace a se stesso. Il problema dell'interesse è un qualcosa di molto, molto, molto sottile. L'interesse grossolano, a meno che insomma uno non sia proprio accecato nella propria coscienza, non è troppo difficilmente distinguibile, nel senso che uno si accorge quando sta facendo una cosa per interesse proprio, cioè perché gli conviene, questo significa perché gli è utile, perché gli apporta un beneficio oggettivo, gli apporta un profitto, un benessere anche economico. E qui io ho seria paura che quando Gesù allude all'interesse degli ecclesiastici voglio fare qualche riferimento al problema soldi, insomma, ecco, che è davvero un tarlo micidiale, ecco, specialmente per coloro che sono al servizio di Dio. Già negli Atti degli Apostoli, insomma, ci sono i fondamenti, insomma, di quello che sarebbe poi diventato il peccato della simonia, cioè introdurre interessi temporali o addirittura vendere le cose sacre per soldi, no? C'è l'episodio di Simon Mago che va a chiedere agli apostoli di cedergli per soldi il potere di fare miracoli. La simonia ha flagellato nel corso della storia passata, in alcuni periodi storici, le
la Chiesa, no? Sono episodi famosi, la lotta per le investiture, oppure le cose che si leggono nel dialogo della Divina Provvidenza, insomma, di Santa Margherita, di Santa Caterina da Siena. Però a volte l'interesse è cosa molto, molto più sottile. Si vede, cioè, da alcune piccole cose, no? Anche la ricerca, per esempio, dei diletti nella vita interiore è cosa che si assomiglia molto all'interesse, no? Un tema affrontato tante volte dall'ascetica. Insomma, che chi prega quando ci prova gusto, d'accordo? E quando poi non ci prova gusto, o smette o diminuisce. I maestri di spirito hanno sempre detto: se tu, bene, provi devozione, consolazione, preghi un'ora, bene, quando non provi consolazione e devozione devi stare un'ora e un minuto, neanche mezzo secondo in meno, ma casomai qualche minuto in più, perché l'ora in cui stai, dove ti sembra che perdi tempo, che non stai a sentire niente, dimostri a Gesù che tu stai lì non per i diletti che te ne vengono quando te li dà, ma per amore suo e perché sai che pregare è necessaria la tua anima e non è necessario per i diletti che ti procura, è necessario perché se non preghi non ti arrivano le grazie, se non ti arrivano le grazie non serve il Signore, se non serve il Signore non te ne vai in paradiso e non sarai utile a nulla, né a te né al prossimo in questo mondo. Ecco, su questo dobbiamo sempre fare molta molta attenzione, perché l'agire per interesse è formalmente contrario alla carità. Ecco, la carità, qualunque cosa faccia, ha sempre di mira, come dire, l'interesse di Dio o l'interesse del prossimo. San Paolo nell'Inno alla Carità ci dice che la carità non cerca il suo interesse, per definizione. E su questo dobbiamo fare continuamente attenzione e fare bene l'esame di coscienza. Interesse a volte può essere anche minimale, no? Quindi per questo ho detto una cosa sottile. Tu fai una cosa per interesse quando, per esempio, fai una cosa appunto per compiacere il prossimo, magari non vuoi i soldi, ma vuoi un grazie, ma vuoi la considerazione, vuoi la stima. Vuoi l'affetto? Ha voglia di dire: sì, ma questo è umano. Dico: sì, questo è umano, ma non è divino. Appunto, non essendo divino, non possiamo noi, come dire, lasciare che girovaghi dentro la nostra anima dicendo: vabbè, basta che non esageriamo, è normale che sia così. È normale per chi fa vita umana di volontà propria, non è normale per chi aspira a vivere nella divina volontà. Quindi, per combattere l'interesse, dobbiamo sempre andare al solito grosso problema, vabbè, possiamo pure chiamarlo così, della vita nel divin volere. Perché e per chi sto facendo qualunque cosa che sto facendo? Vedete, a un certo punto Luisa dice: bene, questi sono abbacinati dell'interesse, tu guarda a me, bellissima questa cosa, no? Ci sono io qui. E questo è, come dire, pensiero e preghiera da rivolgere a Gesù, che chiunque, insomma, potrebbe fare, certo, non chi fosse a propria volta grossolanamente coinvolto, insomma, nell'agire per interesse proprio, ma è molto bello quello che Luisa fa e ci fa anche comprendere una dimensione fondamentale, che è anche tipica della vita nel divin volere, che è quello del consolare Gesù e del riparare per tutti. Perché qui Luisa sta mettendo il proprio amore come una sorta di scudo, come una sorta di velo. Dice: non guardare a quello che fanno, guarda a me.
E se ti senti amareggiato, versa in me la tua amarezza. Bisogna vedere chi di noi è capace di fare preghiere di questo genere, perché poi Gesù ce la versa, cioè, come dire, a Luisa la versava realmente attraverso quella particolare operazione del tutto singolare, insomma, no? Proprio del poggiare le labbra sulla labbra di Luisa e emettere proprio materialmente a quello che lei descrive un liquido amarissimo. Ordinariamente presumo che Gesù non faccia così, però se tu gli dici fammi parte delle tue amarezze, delle tue tristezze, potrebbe darsi che magari un giorno avverti una certa tristezza, oppure alcune consolazioni, alcune grazie che Gesù ti avrebbe mandato non te le manda. Non perché non te le voglia mandare o perché non le meriti, ma perché questa privazione è per lui condivisione delle sue sofferenze e dei tuoi dolori. Noi siamo sempre un po' come i bambini, no? Vogliamo sempre stare noi contenti e consolati. Ci dobbiamo pensare ogni tanto, magari quando Gesù ti priva di qualche grazia sensibile della sua presenza, forse lo sta facendo per questo. Magari forse tu gliel'avrai anche chiesto, speriamo, insomma, in un impeto di carità, dice, va bene, ti consolo un po' io, no? E poi quello poi ti consola e poi capace che ti consola e tu cominci a lamentarti perché non c'hai, non ti consola, ti toglie le consolazioni per questo motivo, quindi per essere consolato lui e tu ti cominci a lamentare perché non ti senti consolato. Ecco. Quindi attenzione all'interesse e voglia allo Spirito Santo, ecco, darci questa sensibilità e questa generosità anche nei confronti di Gesù e nei confronti di Maria Santissima, per chi la ama, perché Maria Santissima non ha problemi molto differenti, problemi ovviamente tra virgolette di quelli che ha suo figlio, sono identici, sono. Ecco, poi Gesù conclude il paragrafetto parlando dell'appoggiarsi a cosa. Voi sapete che il punto d'appoggio è assolutamente fondamentale per la vita. Noi esseri umani non campiamo librati nell'aria. Se stai in piedi, ha da stare per terra. Se stai seduto, ha da stare sulla sedia. Se stai in ginocchio, lo stesso ha da stare per terra. Da qualche parte devi stare. Se stai a dormire, devi stare sul letto, devi stare per terra, insomma, quindi da qualche parte ci si deve appoggiare. È chiaro che tu non stai a pensare quando cammini a ringraziare la terra che ti tiene in piedi, insomma, no? Però se non ci fosse, non cammineresti. L'appoggio è un punto fondamentale della nostra vita interiore. E quasi tutti gli esseri umani, quasi tutti gli esseri umani, volontariamente, coscientemente si appoggiano solo a se stessi, alle proprie forze, alla propria ragione, alla propria organizzazione, al programmare tutte le cose, minimi dettagli, eccetera, eccetera. E ben pochi si appoggiano nel Signore. Che significa questo qui? Le mie virtù e i meriti acquistati per l'uomo nella mia passione sono tante torri di fortezza in cui ognuno può appoggiarsi nel cammino della via per l'eternità, cioè nella divina volontà, questo è un altro punto fondamentale, no? Si fa l'esperienza del proprio nulla, ma cosa significa nulla? Ma nulla assoluto. Siamo tutti quanti capaci di fare un po' di scena e dire, ah, ma io sono il nulla più il peccato. Sì. Soprattutto quando si ha la segreta speranza e qualcuno dice, ma no, assolutamente. Ma questo proprio essere nulla fa proprio parte della nostra condizione ontologica, profonda, quindi dell'essere. Nella divina volontà, quanto mi è dato di percepire, come dire, c'è proprio un'azione mirata, espressa, voluta, studiata nei minimi particolari da parte del cielo, perché presto giunga in te la percezione del tuo
nulla, percezione reale, profonda, sensibile. Perché se non c'è questo, noi non possiamo in nessun modo vivere nella vita della divina volontà. Che significa appunto vivere una vita non propria, vivere una vita completamente rimessa, appoggiata, che tenda poi fin nei minimi dettagli, come dire, a dimenticare se stessa, ad espropriarsi. È impossibile una cosa di questo genere. Se non si ha questo senso profondo dell'essere veramente un nulla. E questo dobbiamo chiederlo al Signore. Perché non si può raggiungere una cosa di questo genere se non ci aiuta un pochino la grazia. Questo non si raggiunge a colpi di training autogeno, dire ah no, io sono nulla, e quindi uno cerca di convincersi in qualche modo, no? C'è bisogno di operazioni soprannaturali dentro la nostra anima e anche di passare attraverso molti fallimenti, molte situazioni, diciamo così, di scacco, e dove tu vedi magari anche che in tante circostanze, vabbè, a prescindere dai guai che abbiamo combinato a causa dei nostri peccati, ma che anche quando qualche volta ti viene in mente di fare qualcosa di buono, e magari hai agito in perfetta buona fede, sperando di fare qualcosa di buono, hai combinato cagguaio, dicono da ste parti. E quello proprio ti lascia e dice, ma come? Ma insomma, è una delle cose, come dire, più mortificanti, più umilianti, perché dici, ma sai, io sapevo che voleva andare a fare, ma ha preso una botta da matto, mi sono messo a fare un po' dei peccati, e vabbè, lo so, quelli sono cose negative, producono il male, buonanotte, ma la cosa ben peggiore è quando uno vede che non è andata così, non con i guai, come dire, combinati nella coscienza che fossero tali, ma addirittura quando uno pensava di fare bene, e ha fatto male. Questo è molto più difficile riconoscerlo, molto più difficile ammetterlo a se stessi, è molto più bruciante, dilaniante proprio come esperienza, però questo è il mio personalissimo e proprio assolutamente personalissimo avviso, è una delle cose che più delle altre concorre all'atterramento del mostro del nostro io. E senza che dopo, perché dopo anche qua partono i meccanismi di difesa, no? Ah, io non ne faccio una dritta. Ah, non sono buono a nulla. Ah, io sono un disastro totale. Ah, sembrano atteggiamenti, questi sono atteggiamenti propri della superbia. Non sono propri dell'umiltà. Perché è l'io che non vuole morire che fa così, capito? Perché dice, scoperto l'America che non sei buono a fare niente. Lo dice Gesù nel Vangelo, senza di me non potete fare nulla. Ringrazia Dio che se ne hai percezione reale. E saluta con gratitudine tutte quante le cose che ti aiutano a prenderne coscienza. Bene, io pensavo di parlare 3 minuti dell'interesse e quasi tutto il resto della pazienza, invece la Divina Volontà non ha voluto così. Va bene. Andiamo alla pazienza che ci porta in cielo. Qui c'è un Alexio Magistralis di Gesù su questa virtù. Tu poco, sì, effettivamente la pazienza è poco considerata, eppure i maestri di spirito, ricordo benissimo alcune considerazioni dei padri della Chiesa, non mi ricordo se era San Girolamo che parlava molto di questa cosa, ma non ci metterà la mano sul fuoco, e ne intessevano più grandi elogi di questo mondo, perché la pazienza non è altro, detto in altre parole, pathos, in greco significa sofferenza, pazienza significa capacità di soffrire. Soffrire da parte di tutto e di tutti. Quindi la pazienza sia nei confronti delle avversità della vita, dei difetti del prossimo, dei difetti propri, come dire, dei piccoli, medi e grandi inconvenienti, degli imprevisti, delle contraddizioni, del caldo e del freddo, tutto quello che ci pare. Quindi delle situazioni di stallo, del fatto che nella malattia, nella aridità, cioè. E chiaramente si ha pazienza, e questo dobbiamo fare l'esame di coscienza, quando si soffrono queste cose senza alterarsi,
senza arrabbiarsi, senza nemmeno innervosirsi, non solo esteriormente, ma nemmeno interiormente. Perché già è tanto dominare le proprie reazioni esterne, no? Però a volte sentiamo che ci stiamo sclerando dentro di noi, quindi ci dominiamo all'esterno, però ecco, vuol dire che siamo ancora lontani da questa virtù. Ma Gesù dice una cosa fondamentale: senza pazienza l'anima facilmente si sfrena e non si mantiene pura. Quindi addirittura la pazienza, questa è una cosa che uno difficilmente ci pensa, è custodia della purezza. Purità significa la purezza. È chiaro che è così, no? Perché mantenersi casti presuppone, come dire, una capacità di soffrire, d'accordo? Perché a volte, cioè, basta che uno guarda gli esempi di San Francesco e di San Benedetto, a volte con la natura impazzita post peccato originale, tu ti ritrovi con i sensi alle stelle e non hai fatto assolutamente niente e non riesci a fermarli, a meno che non ti butti come hanno fatto San Francesco e San Benedetto dentro un cespuglio di spine. San Francesco poi ha concesso anche il bis rotolandosi nudo in mezzo alla neve. Quindi cioè, ci vuole una grande capacità di soffrire per custodire la purezza. Noi sappiamo anche che non solo la purezza, ma anche la gola esigono un grande controllo di se stessi, una grande vigilanza di se stessi, no? Se uno comincia a smaniare, quindi che sfugge dal controllo, e quindi comincia a concedersi questo, 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 questo e quest'altro, comincia a fare una montagna di peccati di gola, e probabilmente si espone a qualche caduta anche per quanto riguarda la santa purezza. Ecco perché questa virtù è così importante. Ancora, la definisce scala per salire al monte della fortezza. San Tommaso d'Aquino dice che la pazienza è una parte integrante della virtù cardinale della fortezza. Vuol dire che se non c'è la pazienza, la fortezza non c'è. Ecco perché la capacità di soffrire è una delle cose che forgiano, diciamo così, la fermezza interiore e appunto la fortezza interiore. Una persona è forte quando è capace di superare le prove, quando è capace di soffrire, altrimenti non è forte, è debole. E poi ancora, la pazienza è germe della perseveranza. Cioè, ci sono due parti della fortezza, dice sempre San Tommaso, che come dire, sono incaricate di mantenerci nella virtù dinanzi ad alcune difficoltà. Ci sono due difficoltà fondamentali nell'esercizio della virtù. Il primo è, come dire, un impedimento attuale, quindi un ostacolo da superare, una difficoltà. Ecco, quella parte della fortezza che ti fa superare le difficoltà e ti fa andare avanti si chiama costanza. E è già nella Bibbia, sappiamo bene che si dice: detesto gli animi incostanti. Gesù ha detto: quello che oggi fa una cosa perché gli piace e domani gli piace più e la tralascia. Poi c'è un altro ostacolo, più grande della difficoltà insorgente nel compiere qualcosa, che è il tempo. È il tempo. Perché che uno un bel giorno faccia un exploit, la classica botta da santo, d'accordo? Digiuno, 4 ore di preghiera, fai salti mortali, veglia tutta la notte, eccetera, eccetera. Sì, ci vuole un po' di fatica, ma si fa. Bisogna vedere se deve veglia nella vita tua ne hai fatto uno in tutta la vita, o se sei capace di farne, per esempio, uno al mese, tutta la vita però, fino a quando non muori. Bisogna vedere se hai fatto un digiuno, se avete preso una botta da santo, se sei capace a farlo con costanza, con regolarità per tutta la vita, fino a quando uno non morisse e non insorgessero difficoltà di salute insormontabili, no? Bisogna vedere se tu sei capace a dire il rosario intero tutti i giorni, cascasse pure il mondo, per dire, no? Ecco, il tempo è una grossissima difficoltà. Tanto è vero che addirittura la Santa Madre Chiesa,
insegnato nel Concilio di Trento che la perseveranza nella fede fino alla fine è un dono di Dio, è una grazia da impetrare, perché se Dio non ci mette le mani è impossibile conservarla. Tale tanto grande è il potere logorante del tempo. E noi capiamo, no? Che è evidente che la pazienza sia un germe della perseveranza, perché la pazienza ti consente di andare avanti, andare avanti, insomma, ogni volta che uno fa digiuno soffre, la capacità di soffrire è data dalla pazienza. Se uno fa una veglia, soffre perché ha da ritardare parecchio il sonno, se che muore di sonno rimane a pregare, questa è una sofferenza. La sofferenza protratta, la capacità di soffrire protratta nel tempo, si chiama perseveranza. Ecco perché la Madonna Fatima diceva di avere tanta pazienza, perché la pazienza ci porta in cielo, perché senza questa virtù saltano quasi tutto il resto, quasi tutte le altre del nostro edificio interiore. E pensiamo a San Giuseppe, che è chiamato nelle litanie pazientissimo, no? Anche Gesù è l'emblema della pazienza, la Madonna è l'emblema della pazienza. Ecco, ricordiamo anche di fare molta attenzione. I maestri di spirito dicono che ci sono due virtù spia, cioè che sono spia del fatto che il nostro cammino verso la santità sia autentico, perché sono le cose che sono più facilmente messe in scacco dal disordine delle nostre passioni. Una è la pazienza e l'altra è la dolcezza nei confronti del prossimo. Quando queste due virtù cominciano ad emergere in maniera abbastanza stabile e soda, quindi è chiaro, la perfezione assoluta è cosa che ci vogliono ordinariamente gli anni, ecco, quindi di non mancare mai in queste cose, però insomma, chiaro che c'è uno stile differente, no? Si vede se una persona è iraconda, irascibile, perde facilmente la pazienza, oppure se comincia a mantenerla, a conservarla, oppure se è ordinariamente aspro, sgarbata nei confronti del prossimo, oppure se lima questa cosa e quindi l'asprezza e lo sgarbo diventano l'eccezione, non la regola. L'esame su queste virtù, ecco, ci preserva dall'illusione spirituale, perché se vediamo altro senza che ci venga la depressione, ecco, però dobbiamo essere consapevoli che c'è ancora abbastanza da lavorare. E quindi, anziché farsi venire la depressione, basta rimboccarsi le maniche e continuare il lavoro di perfezionamento di noi stessi. Bene, o Santa Vergine Maria, aiutaci a crescere nelle virtù che abbiamo meditato, soprattutto nella pazienza e ad essere sempre sinceri, insomma, in noi stessi per vedere cosa è che muove il nostro agire, se il nostro utile torna conto personale o la gloria di Dio e il bene delle anime. Ecco, possa anche la tua bontà,
suscitare in noi santi propositi di offerte, di donarci per consolare il tuo cuore immacolato che ha chiesto consolazione esplicitamente, non diversamente dal cuore di Gesù, a coloro che, lamentando di coloro che infliggono le spine al suo interno senza nessuno che faccia un atto di riparazione per toglierle, no? I primi sabati del mese sono soltanto una piccola consolazione che si danno al tuo cuore. È chiaro che la vita di chi vive nel divino volere, come Luisa ci ha mostrato con il suo esempio, tutta dovrebbe essere rivolta a questa intenzione. Aiutaci a crescere in questo, anche in questo, sempre di più. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.